IOM Giovani racchiude tutti i soci IOM al di sotto di 40 anni. Fino a qualche anno fa il limite era fissato a 35 anni, da qualche anno per uniformarsi all'ESMO, alla società europea, è stato portato il limite a 40 anni. Stiamo parlando quindi di un numero notevole di persone, perché rappresentano circa un terzo dei soci complessivamente iscritti all'associazione, circa 600 su 2000 se non ricordo male, e soprattutto è la parte di associazione che più si rimpingua di nuovi soci anno dopo anno, perché chiaramente sono i giovani che si avvicinano all'associazione, quelli che poi appunto si iscrivono e aumentano il numero di soci nel complesso dell'associazione. IOM Giovani è quindi un working group dedicato, fatto di persone che vengono elette ogni due anni. Io sono stato il coordinatore per appunto il biennio in corso dal 2009 al 2011, che si sforza di avvicinare i giovani alla vita dell'IOM, offrendo dei servizi ai giovani in termini educazionali, in termini di appunto coinvolgimento nelle attività dell'associazione, della vita dell'associazione, che facciano sentire appunto i giovani parte di una società scientifica ambiziosa e produttiva quale l'IOM. Ogni anno, oltre ad una serie di eventi organizzati indipendentemente rispetto al congresso nazionale, IOM Giovani cura una sessione educazionale specificamente pensata dai giovani per i giovani nell'ambito del congresso nazionale che quest'anno appunto si svolge in questi giorni a Bologna. E la sessione quest'anno è stata a mio avviso particolarmente interessante, l'abbiamo fortemente voluta e si è svolta nel giorno precedente all'inizio dei lavori, il 4 novembre pomeriggio, interamente dedicata alla ricerca clinica in Italia, con un particolare focus sulla ricerca indipendente, che è un capitolo essenziale della sperimentazione clinica in ambito oncologico in particolare, dove l'Italia ha avuto negli anni scorsi numerosi brillanti successi ottenuti grazie a sperimentazioni indipendenti che sono state riconosciute appunto non soltanto a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Nella nostra sessione quello che è emerso è il concetto che la ricerca clinica è appunto un bene prezioso che va difeso, specialmente in termini di investimento, in termini di fondi, perché purtroppo senza fondi molte strutture competenti e molte professionalità rischiano di non poter portare avanti ulteriormente importanti progetti di ricerca, perché mancano i fondi per portarli avanti in maniera che garantisca una sufficiente qualità. Quindi da un certo punto di vista il messaggio è stato su un doppio binario: da una parte l'entusiasmo di persone giovani che hanno la fortuna di partecipare a gruppi di ricerca e che quindi sono molto motivate e hanno portato la loro esperienza come esempio di progetti di ricerca in corso, che appunto documenta quanto di buono si possa fare con l'entusiasmo e la professionalità, e dall'altra parte grido d'allarme di chi dice che queste risorse potrebbero andare in qualche modo perse, esaurite, se non c'è un adeguato investimento da parte delle autorità nel supportare la ricerca clinica, che non è soltanto quella profit delle aziende farmaceutiche ma è anche quella indipendente che risponde a quesiti spesso di altrettanta rilevanza scientifica. Giovani ha numerose iniziative, da anni viene per esempio mensilmente diffusa tramite la mailing list a tutti i soci, a tutti gli iscritti una vetrina lavoro che viene molto apprezzata, perché praticamente comunica in tempo reale le varie prospettive di lavoro in termini di bandi di concorso, avvisi, borse di studio e quant'altro, e viene a detta dei soci molto apprezzata perché molti trovano lì l'occasione per cercare un lavoro. Non dimentichiamo che non è una completa sovrapposizione, ma molti giovani sono anche precari. E quindi chiaramente un aspetto della ricerca del posto di lavoro è purtroppo molto sentito da una grande parte dei nostri amici e colleghi di IOM Giovani. Altre iniziative sono sempre di offrire opportunità educazionali, lo si è fatto in passato, lo si sta facendo e lo si farà in futuro con iniziative analoghe a quelle che ho descritto in precedenza. Abbiamo avuto l'opportunità di partecipare ad importanti iniziative editoriali, per esempio tutti quanti i giovani sono stati quelli che hanno contribuito alla realizzazione del manuale Professione Oncologo, che vuole essere uno strumento per i giovani in formazione, giovani specializzanti in oncologia, sia per gli aspetti relativi alla formazione che per gli aspetti relativi alla professione e all'inserimento nel mondo del lavoro. E tanti colleghi giovani hanno avuto l'opportunità di partecipare come autori alla stesura di questo testo. E ancora IOM ha stabilito un'importante partnership con ESMO, che è la società degli oncologi medici europei, e tra l'altro per i giovani ci sono condizioni molto vantaggiose di iscrizione congiunta
congiunta sia ad IOM che ad ESMO, e ripeto, molto vantaggiose specialmente per gli specializzandi, ma anche per chi fosse già socio, nel senso che viene appunto garantita l'iscrizione ad una quota ridotta rispetto a quella che sarebbe la somma delle due iscrizioni. E oggi 2011, che non ha più senso parlare di barriere nazionali, lo sappiamo benissimo in ambito economico, ma vale anche in ambito scientifico, è importante non soltanto riconoscersi e partecipare all'attività nazionale di una società scientifica quale IOM, ma anche chiaramente inserirla nel contesto globale ed europeo di una società scientifica come l'ESMO.